confessa. Ti conviene, UED. Il pubblico ha beccato Carola. Verità shock dietro l'addio a Federico Nicotera. Uomini e donne. Piovono critiche feroci su Carola dopo l'addio a Federico Nicotera dopo meno di 3 mesi di fidanzamento. Nelle ultime ore i fan dell'ex tronista sono tornati alla carica raccontando pesanti retroscena sul motivo reale dietro al fine della loro storia. Una storia che sembrava fosse destinata a durare. Sembrava dalle parole pronunciate dai due ragazzi nei giorni successivi la scelta. Scriveva lui sui social. Quando ti dico che ascolto più di quello che pensi non lo dico tanto per dire. Se ci mettiamo da qui ci usciamo insieme. Più che ascoltarti, credo in quello che mi dici. Ho sempre creduto in noi ascoltando solo quello avevo dentro e le emozioni che riesci a darmi solo tu. Ho capito di essermi innamorato di te quando, ballando in mezzo ad uno studio intero, avevo l'impressione di essere da solo con te. Sei riuscita a far crollare ogni mia certezza, a stravolgere i miei piani. Semplicemente grazie, è solo l'inizio. Uomini e donne. Critiche a Carola dopo l'addio a Federico Nicotera. Parole che a leggerle oggi fanno molto effetto. E tornano alle mente le parole di chi a Carola non ha mai creduto. Parole che oggi i fan tornano a pronunciare. Lei ha sempre e solo finto in questi mesi. Si capiva fin dal percorso fatto a Uomini e Donne che cercava solo popolarità e notorietà. E ancora. Carola aveva la faccia della tipica ragazza alla ricerca di visibilità per diventare influencer sui social e infatti dopo pochi mesi si sono già mollati. Anche questa storia d'amore è solo una presa in giro. Che delusione, ha scritto un fan sui social. Insomma. L'idea che hanno i fan del programma è chiara. Carola non ha mai amato Federico. Eppure c'è chi non crede a questa versione e difende Carola. So solo che adesso il fashion blogger lo stia facendo lui. Vedo lui molto preso da questa notorietà e invece lei la vedo sempre uguale. Anzi sui post che mette si vede uno sguardo triste e doloroso, sembra che stia aspettando un segno da lui. Che però ormai a lui gli piace passare per il bravo ragazzo e che lei passi per la capricciosa e infantile come faceva passare nel programma. Dov'è la verità? Per ora, non è dato sapere.